trovate il vostro nome e ci sediamo. Siamo qui per il compleanno di Rachela. I bambini oggi gli offrono i fiori, è un simbolo di bellezza, perché oggi ci porta veramente alla bellezza di 97 anni. Auguri a Rachela! E qui scattano le foto. Quindi 5 minuti di silenzio, perché poi quando arriva il mangiare lo prendete tutto come da mangiare, non si capisce più niente. Giustamente. Allora, non so, tu sei pronta comunque. La prima cosa, allora intanto è una cosa bellissima questa, tutti insieme, e i parenti venuti da Milano, da lontano, da Foggia, quindi è una cosa bellissima questa qui. Allora io ho fatto una ricerca per voi, ma soprattutto per Rachela. Nel 1923, quando è nata Rachela, il 9 febbraio, quindi oggi, volevo sapere da voi, vi do il microfono, se, però non toccate i cellulari, non vi informate, volevo sapere da voi chi sa che giorno era, una domenica, un lunedì, perché io ho fatto la ricerca, il giorno 9 febbraio del 1923, che giorno era? Chi lo sa? Allora, non era martedì, non era domenica, era venerdì, non era giovedì. Quindi, no, fate una ricerca su internet, se la fate anche voi, era un venerdì, il 23, il 9 febbraio del 1923. E un'altra ricerca che ho fatto, ho visto qual era la canzone che allora, a febbraio del 1923, suonava nelle radio, chiaramente, no? E ho trovato questa canzone molto dolce, veramente molto antica, che io metterò da sottofondo. No, che Claudio Villa, 1923 parliamo. Quindi io vi dirò adesso, metterò avanti la musica e con il sottofondo della musica vi dirò due parole per Rachela. Va bene? Ok. Grazie, bravo. Ma come fa? Amore al riscaldatore. Scusate la voce, ma qua tra mal di gola e tosse da freddore questi giorni. No, non si incalza. Si incalza. No, sì, però. Adesso la sera. Play music, please. One. Allora, era il 1923. In quell'anno Mussolini scioglie tutti i partiti, eccetto il Partito Nazionale Fascista. E nasce proprio in quel mese, quando nasce Rachela, il Parco Nazionale dell'Abruzzo, che voi conoscete, molto importante. A Milano invece, per molti di voi che abitano a Milano, forse non lo sanno, ma nel 1923, quando è nata Rachela, si è fondato il Rotary Club italiano. Poi c'è stata una gara automobilistica, le 24 ore di Le Mans. Hitler tenta il colpo di Stato, di Monaco ma viene arrestato, la Turchia diventa repubblica in quell'anno, fallisce l'attentato al principe reggente del Giappone, Hiroshima, diventa anche campione mondiale dei pesi massimi di pugilato, Jack Dempsey. Ma un'altra cosa che riguarda anche Giulia soprattutto, che in quell'anno, quando è nata Rachela, la nonna, a New York hanno fondato il Times. Il Times nel 1923, quando è nata Rachela, quindi questa è una cosa molto importante. Johnny Westmuller, molti di voi della mia età forse se lo ricordano, Johnny Westmuller, che ha fatto il Tarzan per tanti anni, in quell'anno vinse i mondiali di nuoto con i 400 metri con 4 minuti e 57 secondi, e venne fondata la Walt Disney
Cioè, in quell'anno venne fondata la Walt Disney. E poi l'altra cosa importante che avevo letto, eccola qui, Italo Svevo pubblica La coscienza di Zeno, che voi conoscete, è un'opera molto molto famosa. Il 9 febbraio 1923 nasce la nostra Rachela Andano. Auguri, buon compleanno. Bravo Gino! Già da due mesi che fremeva per questo giorno, no? Per la mamma, ma soprattutto per voi, perché è una cosa bellissima veramente vedere una famiglia così unita. Quindi io personalmente faccio un ringraziamento a Domenica per l'organizzazione. Sì, io l'ho aiutata, chiesto, però un complimento a Domenica, perché si è data molto da fare, e anche con pignoleria. Vabbè, non so cosa dire, ti passo il microfono. Io ringrazio tutti quanti voi, sono veramente commossa oggi per il compleanno di mamma, perché 97 anni, grazie a Dio, la tengo ancora qua. E poi ringrazio tutti voi per la vostra presenza. Grazie. Allora mi obbligano a parlare, cioè io non ho altro da aggiungere a quello che ha detto lei, anche perché effettivamente lei che ha organizzato tutto. Cioè io sono rimasto dietro le quinte, io mi sono solo goduto mamma fino a finché potevo vedere. E grazie a voi naturalmente, perché effettivamente anche come zia, come nonna, come nonna grande, come chiamano i bambini, è una grande cosa. Grazie! Grazie Pasquale, bravo! Perché la cosa che si è creata tra di noi è il rapporto di amicizia e poi di parentela. Bravo! Stai in un paese cacca lo scivo, ando la gente volesse capire perché si dice che è la bella, e perché tutte volesse regire da sto paese. Siamo cresciute e non potevamo più scordare quando li morte di cicce curte a colazione ne fanno saziare. Buongiorno Donatec, benvenuto. Prego, qual è il posto di Donatec? E con l'amice potesse imbriacare. La noia, la bandiera, io niente sono tornati, preso il mio rilascio e vado via. Tutti, che sarà, che sarà, che sarà, il passare della mia vita, io sarà, sto col fatto non se niente. Però come conosco io Vito lo conosco di sciuto, e lo devo dire. Allora Vito posso mandare, però lui è un grande showman, lui si vuole organizzare tutto di più, e l'ha fatto negli anni passati, è vero, e oggi non ci fa niente. Vito, due parole per questa festa, perché tu sei un grande, io lo so, e per Rachela, quindi non posso non darti il microfono per un po', perché poi ci vogliamo bene, quindi trova tu qualche parola, vedi tu, perché sicuramente meglio di me, perché c'è una parentela stretta. Vai. Che dire, adesso un attimo che mi alzo, perché così no, grida che... sì, mi alzo, mi sono alzato. E che dire, vengo vicino a zia.
Allora, molti non sanno la mia storia, perché molti non mi conoscevano nemmeno. Praticamente io da piccolino ho chiamato sempre zia Rachele zia, perché in realtà nonno Luca, il fratello di suo papà, sarebbe dovuto essere il mio nonno praticamente, quindi praticamente io sto nonno Luca me lo sono sempre sentito dentro, insomma. No, c'avevo anche una foto, mamma me l'ha lasciato tutto. E quindi automaticamente poi successe che mia mamma rimase incinta, perché questo amore nonna Leonarda, quindi rimanendo incinta, mio nonno Luca praticamente ebbe una broncopolmonite, e all'epoca non si poteva curare, e gli misero delle magnatte, che erano degli animali che gli bucavano la pancia. Io quando me l'hanno detto, insomma, era una cosa allucinante e nemmeno inimmaginabile, poi, tra l'altro. E quindi praticamente poi nonno Luca morì, e in punto di morte lui manifestò il fatto che si voleva sposare, però all'epoca c'erano tutte le storie, le cose, non fu possibile, insomma, fare questa cosa. E quindi mia nonna si è cresciuta, mia mamma Rachele, che poi l'ha chiamata Rachele, come ha chiamato lei, perché lei ci teneva molto ad essere chiamata anche Anzano, però poi non fu possibile. E quindi da allora io a zia Rachele me la sono, cioè loro mi hanno sempre cresciuti da piccolino, io mi sono sempre sentito in famiglia, sia in questa casa qui dove stava tua mamma Antonio, io venivo sempre qua con te, eccetera, e da piccolini io e Antonio ci siamo cresciuti sapendo sempre che eravamo cugini, mentre gli altri probabilmente non lo sapevo, perché non l'abbiamo mai detto. Tutto qua, adesso mangiamo, perché sennò... Buon bacio a tutti.